Questa è una storia molto importante, perché anche se sembra che parli soltanto di soldi, e a volte anche pochi, in realtà parla di cose molto più grandi. Parla di dignità, di libertà, anche di onore, ma soprattutto parla di futuro. Perché questa è la storia di una guerra quotidiana che si combatte contro un sistema assassino che finisce per ucciderlo, il futuro. Una guerra che si combatte da anni nel nostro paese e si continua a combattere anche adesso, qui e ora. Come tutte le storie di guerra, parla di eroi, piccoli eroi sconosciuti che hanno combattuto contro il sistema assassino, tenendo duro fino alla fine. Parla di chi si è piegato a quel sistema, di chi ha fatto finta di niente, di chi lo ha sfruttato criminalmente, ma soprattutto la nostra storia parla di quelli che l'hanno combattuto. Di quelli che l'hanno fatto e sono morti, come succede in tutte le guerre, e di quelli che l'hanno fatto, ce l'hanno fatta e hanno vinto. Per raccontare bene la nostra storia, la storia di questa guerra, abbiamo bisogno di tre lettere, scritte in momenti diversi, ma tutte più o meno con lo stesso contenuto. Soldi, però questo lo abbiamo visto non è così importante. Soprattutto dignità, libertà, onore e futuro. La prima lettera è di molti anni fa. Siamo nella primavera del 1877 in Sicilia, a Resuttana, Palermo Ovest, lungo la strada che va a Trapani. Lì, a Resuttana, c'è una villa, una bella villa che si chiama Villa Sofia. Una parte del parco coltivata a fiori e piante ornamentali. Una grande vasca circondata da uliveti, fichi d'India, aranci e limoni, ad un passo dal parco della Favorita. Un paradiso, insomma, come gran parte della Sicilia, allora e anche oggi. Chi vive nella villa è molto felice di vivere e lavorare in quel paradiso. Una persona soprattutto, un ragazzo che si chiama Pip, perché è inglese, ma a Palermo lo chiamano Peppino, e appartiene alla famiglia dei Whittaker. Vive da quelle parti da molto tempo e produce vino, soprattutto Marsala. Pip ha 17 anni, è biondo, bello e molto timido, appassionato di sport e scienze naturali. Studia a Darrow e viene a fare le vacanze nella tenuta della sua famiglia, in quel paradiso. Poi, nella primavera del 1877, succede qualcosa. Pip Whittaker sta attraversando il vicolo che da Resuttana porta al parco della Favorita. Lo fa spesso, per andare a caccia o a passeggiare, ma quel giorno, proprio dove la strada si restringe, vede qualcosa. C'è un pezzo di carta, un foglio, sul quale è disegnato un teschio con le tibie incrociate, come quelle dei pirati nelle illustrazioni dei libri per ragazzi. Quello però non è un gioco e Pip lo sa benissimo. Perché con quel foglio vengono chiesti soldi, tanti soldi, altrimenti potrebbe succedergli qualcosa. E poi, perché a chiedergli non è una banda di briganti o un gruppo di criminali isolati, ma è la mafia. E cosa sia la mafia, Pip, come tutti quelli che vivono da quelle parti, lo sa benissimo. Lo sanno i suoi concorrenti nella produzione di vino, i Florio, che pagano somme di denaro alla mafia locale per essere lasciati tranquilli e hanno anche dovuto assumere alcuni mafiosi come dipendenti, almeno sulla carta. Lo sanno anche tanti altri produttori, possidenti ed esponenti della borghesia locale. Per stare tranquilli, per vivere e lavorare in quel paradiso, bisogna pagare. Pagare la mafia. Pip Whittaker però non ci sta e scrive una lettera. La indirizza al capo della mafia locale, che da quelle parti tutti conoscono benissimo.
Nella lettera Pip scrive che non vuole pagare. Scrive che ha documentato tutto quello che sta succedendo, compresi i nomi dei mafiosi, e che ha lasciato i suoi documenti a gente fidata. E se gli succederà qualcosa, i documenti verranno fuori e finiranno in questura. Da allora, scrive Pip Whitaker nel suo diario, fui lasciato in pace. Ecco, questa è la prima lettera della nostra storia. La lettera di qualcuno che si è opposto a quel sistema assassino che uccide il futuro e che può trasformare il paradiso, un posto meraviglioso in cui vivere e lavorare, in un inferno, in cui si può soltanto soffrire e morire. Mentre ero in cucina, che stavo lavorando proprio in cucina del mio albergo, vengo chiamato da due miei collaboratori, i quali mi dicono: Sarino, ci sono due persone che ti vogliono parlare. E ci siamo seduti e questi, in maniera secca, mi hanno detto: noi siamo quelli delle tangenti, per te, perché ti conosciamo, sono 30 milioni. E stravolto sono tornato in cucina, se ne sono accorti tutti che ero diventato bianco, proprio bianco anche dalla rabbia, perché l'ho capito subito quello che volevano, era chiaro per come si erano espressi. Il sistema assassino ha un nome, anzi ne ha tanti. E siccome sono importanti le parole in questa storia, sono importanti i segnali, i codici, che diventano simboli, che sono quasi più forti delle azioni concrete, siccome sono importanti le parole, allora vediamole. Il sistema assassino di cui parliamo di solito viene chiamato pizzo, che in vari dialetti, ma soprattutto nel dialetto calabrese, significa becco, il becco degli uccelli. Bagnarsi un pizzo, bagnarsi il becco, è il gesto che fanno gli uccelli quando bevono, per esempio, ad una fonte di acqua pulita. Bagnarsi un pizzo, il pizzo, insomma, è quello che fanno i mafiosi quando vogliono bagnarsi il becco ad una fonte economica, un'impresa, un ristorante, un bar, qualunque cosa in cui scorra denaro. Un pizzo, il pizzo, è una tangente. Ma pizzo non è il termine con cui il sistema assassino definisce se stesso. È comparso sui giornali dalla metà degli anni 60, ma lo hanno inventato i giornalisti. I mafiosi, quando vogliono dire quello che hanno fatto a Pip Whitaker alla fine dell'Ottocento o al signor Damiano agli inizi degli anni 90, non dicono così. Cerco sempre di immedesimarmi in voi. Ma pure così no, adesso. Questa è l'altra volta, non so se. È andata da me dalla forza, non è mai giunto. Ci vediamo a giugno, ormai. C'è un altro termine per definire il sistema assassino ed è un termine preso dall'inglese, racket. Racket significa rumore, ma anche contrabbando, truffa, attività illegale. Una volta indicava tutte le attività illegali organizzate, il racket della prostituzione, il racket del gioco d'azzardo, ma poi finisce per indicarne soprattutto una. Le estorsioni. I soldi chiesti in cambio della protezione di un'attività, lecita o illecita che sia. E infatti protezione è un altro dei nomi del sistema assassino, ma neanche così lo chiama chi lo esercita. Quando si riferiscono al loro sistema, quando chiedono i soldi per il racket della protezione, i mafiosi non dicono così. La mia disavventura con il pizzo incominciò circa 20 anni fa, quando ho accompagnato quel giorno di venerdì mio padre a pagare un pizzo di 50 milioni. Mio padre decide di portare me a pagare questo pizzo in quanto disabile, per dargli un aiuto, e in quanto il figlio più piccolo, così magari gli volevamo fare un po' di tenerezza per far sì che ci potevano far risparmiare qualcosa sull'ammontare, che era 50 milioni. Mio padre gli riferisce che non aveva tutta la somma con sé, ma aveva solo 30 milioni. Loro con modi molto brutali lo buttano fuori, automaticamente anche a me, e dicono che 30 milioni non bastano, ma se volevamo continuare la nostra attività gli dovevamo buttare 50 milioni. I mafiosi
quelli di Cosa Nostra, dell''Ndrangheta e della Camorra, quelli di tutte le organizzazioni mafiose che agiscono su tutta l'Italia, quando dicono quello che fanno, quando chiedono i soldi, dicono un'altra cosa. Dicono mettersi a posto. 45. Vabbè, ecco, adesso contento cucciamo. Io sono un alarmio. Che attento da forno giusto, visto tutti i pene che ci sono. Io mi avanzo, le piglio un impegno. Le piglio un impegno a peore. E taglio ora. Non mi fare allora. Basta. Allora, aspetta.